Allora, ringrazio il collega anche per il prezioso lavoro che ha fatto, diciamo, di integrazione dei risultati e dei suggerimenti che ha dato per l'elaborazione di questa presentazione, che essendo fatta da tante ARPA chiaramente aveva bisogno di, diciamo, di più tempo per essere esposta. Comunque, come ha detto, ci sarà l'occasione di approfondire durante il corso di questo seminario. Ecco, in questa diapositiva sono riportate un po' tutte le attività che la regione toscana fa, diciamo l'ARPAT per la Toscana, diciamo, fa, e vorrei solo dire alcuni aspetti peculiari, a mio avviso, riguardo ad alcune attività. Ecco, sulle attività delle acque di balneazione, mi sento di dire che come ARPA da anni lavoriamo in stretto contatto con la Regione e abbiamo un sistema piuttosto consolidato che ci consente di gestire completamente l'attività, dal campionamento all'analisi, alla, diciamo, anche messa a punto di metodi innovativi che possono dare risposte in tempi brevi, anche in 4 ore, con metodi di tipo biomolecolare utili in alcune situazioni di emergenze, quando magari i sindaci devono così prendere delle decisioni in tempi brevi, diciamo, anche per le chiusure preventive dei punti di balneazione. E questo è stato un lavoro a cui ci siamo dedicati da un paio di anni a questa parte. Poi, per quanto riguarda il resto, diciamo che ci impegniamo in tutti i procedimenti che vedete qui elencati. Allora, la nostra costa è lunga 442 km, ha questi 16 corpi idrici costieri con 19 stazioni di campionamento, e l'agenzia anche in questo caso è autosufficiente sia per quanto riguarda i campionamenti che per quanto riguarda le analisi biologiche su tutti gli EQB. E anche naturalmente si avvale del settore del laboratorio chimico per quanto riguarda le analisi chimiche. Ecco, qui è riportata, ma semplicemente a titolo qui di esempio, lo stato ecologico provvisorio del 2017, che è il secondo anno del secondo triennio. Questo per evidenziare che dal punto di vista ecologico la situazione è abbastanza buona. Infatti la maggior parte dei corpi idrici sono stato elevato, alcuni in stato sufficiente, soltanto uno in stato buono, soltanto uno in stato sufficiente. La situazione cambia nel momento in cui si va a fare lo stato chimico. Come vedete, la classificazione è peggiore in maniera drammatica. E questo per dire che nell'anno di passaggio dell'attuazione anche della 172, la nostra ARPA, di concerto con la Regione, ha fatto un lavoro di sperimentazione sull'analisi delle sostanze prioritarie nelle acque e nel biota, e ha lavorato moltissimo per quanto riguarda anche il miglioramento dei metodi di analisi chimiche, cercando di arrivare a limiti di quantificazione sempre più piccoli. Da questo punto di vista ci saranno nell'ambito di questo seminario degli approfondimenti fatti dai nostri colleghi. Uno appunto riguarda il rilievo la determinazione di alcune sostanze emergenti nel biota, e quindi l'altro poi ci sarà domani, e saranno presentati appunto i metodi di analisi sul mercurio e sul TBT, per evidenziare appunto questo sforzo fatto dall'agenzia per cercare di migliorare anche i metodi analitici e rispondere sempre di più alle normative. Poi un altro aspetto che mi premeva, diciamo, sottolineare è questo: che la nostra agenzia da tempo punta l'attenzione sugli aspetti, diciamo, che riguardano anche il sistema di qualità, cercando di accreditare i vari parametri, le varie metodologie. Per quanto riguarda il parametro che appunto riguarda il bentos marino, che è un elemento fondamentale per valutare diciamo, le comunità bentoniche, ed è diciamo, un elemento fondamentale, gioca un ruolo importante nella biodiversità, lo ritroviamo sia nella Marine Strategy che nei moduli 9 o nel modulo 3.
e anche nella direttiva sulle acque, noi abbiamo cercato appunto di specializzare il personale per quello che riguarda gli aspetti tassonomici, che sono aspetti molto importanti e difficili riguardo a questa attività, e quindi siamo riusciti a selezionare del personale altamente specializzato che ha affiancato i nostri operatori e abbiamo messo in atto appunto tutto un processo che porta a una costante formazione interna, aggiornamento della letteratura scientifica, e questo ha portato naturalmente anche all'individuazione di una nuova specie che è stata pubblicata l'anno scorso e che è la Caulleriella mediterranea. Quindi, oltre a questa nuova specie, ha naturalmente anche nuovi record di specie non, diciamo, molto frequenti, a dare evidenza appunto dell'elevata specializzazione del personale. Abbiamo anche nel 2017 accreditato questo parametro, ai sensi della norma 17.025, e quindi questo comporta tutto quello che è necessario per accreditare un parametro, dalla tracciabilità del campione e la relativa documentazione, alla presenza di una collezione di riferimento, all'abilitazione dell'operatore al mantenimento della qualifica dell'operatore stesso secondo dei programmi ben precisi di mantenimento della qualifica e di controllo della qualità, nonché alla valutazione del limite di incertezza della lista tassonomica secondo delle direttive, diciamo, riconosciute a livello europeo. Ecco, quindi questo è, diciamo, un punto di forza, vorrei dire, della nostra struttura. Un altro punto di forza, secondo me, è anche la specializzazione che il nostro settore ha per quello che riguarda le attività che si svolgono anche mediante l'utilizzo di personale altamente specializzato subacqueo, quindi, che ha in questi anni lavorato moltissimo anche alla elaborazione di nuovi indici di qualità per il coralligeno. Quindi diciamo che è un aspetto che questo si lega anche a tutto lo studio, cioè studio, il lavoro che è stato fatto per mettere a punto, diciamo, delle procedure per la sicurezza dell'attività in mare e che al momento, diciamo, riguarda diciamo una squadra di operatori. Ora, naturalmente, riguardo a questo aspetto, il nostro, diciamo, gruppo di lavoro si sente di poter, come dire, essere impegnato non soltanto per produrre dei risultati come ci viene richiesto all'interno dei vari moduli, ma anche di proporsi per, come abbiamo visto, la necessità di studi e di ricerca, di lavoro di intercalibrazione tra i vari indici, che mi pare sia un elemento, diciamo, che deve essere affrontato, anche perché abbiamo visto che di indici sulla qualità del coralligeno ce ne sono diversi. E poi magari anche il nostro personale specializzato può essere anche coinvolto nel cercare di approfondire, migliorare diciamo, le procedure che riguardano le strategie di campionamento di questa componente molto importante. Quindi, avendo a disposizione questi, diciamo, operatori che possono anche immergersi fino a 35 metri secondo le nostre procedure di qualità, potrebbe essere anche utile vedere di elaborare insieme, magari anche con ISPRA, questi dati che noi abbiamo rilevati, diciamo, sul coralligeno che è di falesia, che mi sembra sia stato, diciamo, tolto dal modulo della Marine Strategy. Comunque penso ci sarà motivo e modo di confrontarci magari su questi aspetti, su questi approfondimenti. Ecco, questa era una diapositiva che faceva vedere i vari indici che sono stati utilizzati non solo in Italia, che sono stati elaborati in collaborazione con i nostri operatori, utilizzati in varie situazioni e come rispondono poi anche all'impatto dell'antropico.
E la differenza appunto di risposta che c'è in aree protette, in aree mediamente antropizzate, in aree fortemente antropizzate, si vede proprio che c'è un gradiente di diminuzione dell'indice. Questo indice CORS, per esempio, che è uno di questi, è stato utilizzato anche in collaborazione con ISPRA per valutare lo stato del coralligeno nell'ambiente dell'isola del Giglio a seguito poi del naufragio della Costa Concordia. Ecco, di questo poi ne parlerà la mia collega in un altro intervento successivo. Ecco, quindi diciamo che a nostro avviso un'attenzione anche al coralligeno di Falesia, che è quello che diciamo è presente nelle nostre coste e che riguarda le stazioni che abbiamo scelto, è un aspetto molto importante che si dovrebbe continuare ad indagare, ad approfondire, anche per non perdere, diciamo, i dati che abbiamo, la serie storica, anche per potersi confrontare, come abbiamo visto, con gli studi e progetti che ci sono a livello del Mediterraneo e in altri paesi, perché appunto questo tipo di coralligeno è oggetto di studi in tutti i progetti che ci sono attualmente. Queste sono le pubblicazioni che sono state fatte in merito ai vari indici sul coralligeno di Falesia. Qui è riportata una slide che riguarda appunto le acque di transizione e anche in questo caso lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno è quello di sperimentare, quindi sperimentare la 172 e quindi le analisi sul biota delle sostanze prioritarie. Qui c'è un excursus sullo stato ecologico dal 2015, 16 e 17, provvisorio come dicevo prima, e naturalmente si vede che anche in questo caso lo stato ecologico è buono nel 36% dei casi, sufficiente nel 64%, quando poi si vanno a fare le valutazioni sullo stato chimico, naturalmente il 64% diventa in stato non buono e il 36% in stato buono. Quindi, ecco, qui c'è una slide che riporta appunto quali sono i contaminanti critici che si ritrovano nel biota, nelle acque di transizione, fondamentalmente riguardano il mercurio e difeniletere bromurati e su questi aspetti naturalmente se ne parlerà poi approfonditamente nella relazione domani. Quindi, niente, i punti di forza sono quelli che ho detto. Della struttura unica che è autosufficiente fondamentalmente per quanto riguarda campionamenti e analisi, di una struttura che è all'interno di ARPAT già dalla sua costituzione, che si rapporta con le strutture laboratoristiche all'interno dell'agenzia e che ha uno scambio continuo per trovare le soluzioni migliori. E per quanto riguarda le criticità fondamentali, le criticità, ma che secondo me dovrebbero essere viste e intese come opportunità di miglioramento, riguardano fondamentalmente la possibilità di stabilizzare il personale che abbiamo a tempo determinato e che rappresenta uno degli elementi di forte caratterizzazione delle professioni che sono necessarie a questo settore. Dicevo prima sul discorso della tassonomia del Bentos e della tassonomia in generale, abbiamo veramente delle figure molto molto interessanti e valide. Naturalmente tutto questo si dovrebbe associare anche a un'implementazione dell'organico e non soltanto per rendere il settore maggiormente indipendente e aumentare la capacità operativa, ma anche per garantire il turnover che ormai è bloccato da tanti anni, quindi noi assistiamo ad agenzie che hanno fondamentalmente un personale invecchiato, no? E quello che è arrivato giovane, diciamo, non è ancora stabilizzato, quindi c'è proprio un gap generazionale. Questa è una falla che secondo me è molto, molto critico, è un punto molto critico, ma che se è affrontato diventa la nostra opportunità di miglioramento. Come un'opportunità di miglioramento, secondo me, sono queste esperienze, questi network che si devono creare tra le agenzie e ISPRA,
E non soltanto, come abbiamo visto con l'istituzione di tavoli, di SIC, questi eventi seminariali, eccetera, ma anche attraverso, situazioni più dirette, più rapide, cioè dei forum, delle modalità, diciamo, più rapide, per avere un confronto tecnico e immediato a supporto delle problematiche. Cioè, quello che mi è piaciuto veramente oggi di questa riunione, mi è piaciuta l'impostazione che ha dato il direttore, mi sono piaciuti tutti gli interventi che hanno fatto i colleghi di Ispra, perché finalmente, dopo anni, io dal 1987 che sono all'interno dell'agenzia, finalmente sento che è arrivato il momento di creare il Sistema Italia. Il Sistema Italia che ad oggi non c'era. Spreco di energie, contrapposizioni, eccetera. Io me lo auguro veramente che questo obiettivo che ci siamo dati, tutti, che vi siete dati, venga perseguito attraverso varie vie. L'importante è la creazione del network. Secondo me non è fondamentale avere delle gerarchie standardizzate attraverso norme, eccetera. Se il personale, gli operatori sono convinti, ci credono, non c'è bisogno di gerarchizzare niente. Anzi, bisogna attivare le reti, queste reti rapide. Perché voglio dire, io sono arrivata al settore mare, mi occupo di mare, di balneazione dal 1987. Al settore mare sono arrivata da poco. E quello che ho avvertito da parte degli operatori è la necessità di dare di più, di essere considerati di più, di intervenire di più, di migliorare, di ricercare. Quindi questo è quello che gli operatori chiedono. E se veramente si riesce a creare questo network, io credo che non ci sia bisogno neanche di gerarchizzare in maniera normativa. Vi ringrazio, scusatemi per. Grazie, ringrazio la dottoressa Benedettini, anche perché, al di là della giusta e doverosa illustrazione di quello che è il lavoro che stanno facendo le agenzie, compresa la sua, ha cominciato a lanciare un po', e rassicuro tutti, lo spazio, il mestiere del moderatore è sempre un po' antipatico quando dà i tempi, però abbiamo previsto appositamente nella giornata di domani 2 ore di discussione, proprio perché nell'ottica anche di quello che accennava inizialmente il direttore, poi sarà importante che tutti questi aspetti che emergeranno poi possano costituire un documento, una proposta, un qualcosa che possa essere. Carla, a te.